un importante e qualificato stage con i grandi ballerini della televisione italiana. È in programma ad Isola di Capo Rizzuto nei primi giorni di settembre. Lo stage mira a preparare i giovani ballerini alla stagione 22-23 che poi andranno a svolgere nelle rispettive scuole. Se ne occuperà un'istituzione della danza, stiamo parlando di Clédy, che in questi giorni è sul posto e che abbiamo incontrato mentre resta incantato davanti alla fortezza aragonese di Le Castella. Ma il posto parla da sé, non ha bisogno della mia espressione vocale, è un museo a cielo aperto, fantastico, il clima, il mare. Stamattina ho fatto il bagno alle 6:30, me la sono goduto veramente tutta. Allora, vediamo l'iniziativa che stai organizzando, spieghiamola. Beh, l'iniziativa è organizzata ovviamente dal comune di Isola di Capo Rizzuto insieme a Pino Carbone, un mio amico nonché collega, e per la prima volta, come prima edizione, abbiamo pensato di svolgere questo stage di danza il 5, il 6, il 7 di settembre, cioè subito dopo l'estate. E lo stage, cos'è uno stage di danza? Sono delle lezioni di danza di aggiornamento per gli allievi, non soltanto del luogo, ma di solito vengono ragazzi da tutta Italia. Sono 3 giorni intensivi e faremo anche un mini spettacolo, diciamo, anche 2 pezzi già pronti che hanno già i ragazzi. Non sarò da solo, sarò appunto insieme a Pino Carbone, che è l'organizzatore di questo evento, Francesco Nappa, coreografo e insegnante di contemporaneo, Ambedato Romani, docente di danza classica, nonché amica e mia compaesana, Ambra Rimbotto. Perché ti sei avvicinato a questo tipo di arte? È un'arte, una disciplina che sicuramente insegna dei valori importanti al di là della professione in sé. Io ho iniziato sin da piccolo, come tutti i ballerini, è un percorso lungo che chiede molto entusiasmo, costanza e devozione verso questo mestiere. Poi ho avuto tutte le soddisfazioni. Hai fatto tanta televisione. Sì, al di là della televisione e del teatro, sicuramente la televisione arriva più velocemente nelle case del pubblico, però devo tutto, insomma, ecco, il lavoro, lo studio, questo è il segreto, penso, anche per i ragazzi che magari ci ascoltano, di non smettere mai di studiare. L'iniziativa rientra nel cartellone degli eventi estivi promosso dall'amministrazione comunale. Questa sarà la conclusione di quest'estate, che speriamo sia davvero un'estate straordinaria. E in questi giorni abbiamo avuto appunto la visita di Clédy, che è venuto a fare una visita esplorativa, a fare un sopralluogo della location e dei posti dove ci saranno poi questi ragazzi che faranno questo stage di danza.